viaggio incredibile in un'Europa che stava attraversando uno dei suoi momenti critici, in cui si forgiavano nuove realtà statuali e nuovi equilibri. Guardiamolo, quel 1483. Osserviamo la penisola iberica, dove Ferdinando e Isabella sono ancora impegnati nella Reconquista. Colombo è di là da venire e Torquemada viene nominato capo dell'Inquisizione. Il 1416, l'anno in cui nasce Francesco, Alfonso d'Aragona diventa re di Sicilia. 26 anni dopo si conclude con la presa di Napoli, il conflitto che per quasi due secoli aveva interessato l'Italia meridionale. Ma chi era quel viandante che a febbraio del 1483 si accingeva ad attraversare l'Europa? Perché questo umile eremita suscitava tanto interesse, uomo del popolo desiderato dai potenti? Un uomo considerato santo già in vita per la semplicità e l'umiltà delle sue azioni. Un grande comunicatore, in grado di riaffermare il messaggio autentico del Vangelo. Egli si impegnò a fondo per le condizioni sociali della sua gente, incarnando i grandi ideali riformatori del XV secolo. Da precursore seppe illuminare i potenti del tempo ed ispirare l'immagine di una Chiesa povera ma vicina agli ultimi e agli emarginati. In ogni racconto predomina forte il suo carisma, capace ancora di entusiasmare e convincere quanti non hanno paura di spendersi per la giustizia sociale, la misericordia, il perdono e la pace.